Garbetta, nato a Napoli nel 1990, figlio dell'omonimo gallerista e venditore televisivo di opere d'arte, fin da adolescente, seguendo il padre, entra negli studi dei pittori, scoprendo e conoscendo un mondo straordinario, quale quello dell'arte. Appena maggiorenne inizia la sua prima esperienza di compravendita di dipinti tramite internet, che lo porterà nel 2010 all'apertura di una galleria nel napoletano. L'esperienza come gallerista e la passione per i dipinti lo travolgono. Dopo appena un anno, inizia a vagabondare, diventando un clochard dell'arte. Inizia le sue prime trasmissioni televisive, dapprima con il padre, poi successivamente da solo. Niente lo ferma. Si trasferisce in Abruzzo e organizza numerosi eventi di respiro nazionale con gallerie, associazioni e enti locali. Collabora con alcuni critici di rilevanza nazionale, uno su tutti il professor Nino D'Antonio. Dal 2012 è iscritto all'albo della Camera di Commercio di Teramo come perito d'arte. Dal 2013 collabora come stimatore con il Tribunale di Teramo sia come perito che come consulente tecnico d'ufficio. Buonasera, bentornati e bentrovati alla grande pittura del Novecento. Innanzitutto devo fare una piccola premessa, vi devo ringraziare, vi devo dire grazie, grazie, mille volte grazie perché questa trasmissione che è ormai alla terza puntata... Non solo sta avendo un successo da un punto di vista commerciale, perché comunque eh, durante la settimana qualcosa che non si vende insomma in diretta televisiva, perché magari può darsi che non tutti. Il venerdì sera, essendo il fine settimana, seguano questa trasmissione. Però viene venduto comunque durante la settimana. Infatti, ricevo numerose telefonate e numerose, e numerose email, ma devo ringraziarvi soprattutto perché viene seguita da un punto di vista culturale. Infatti per chi è per la prima volta che eh, mi segue e segue questa trasmissione, questa diretta, voglio dire che la trasmissione è divisa e segmentata in due eh, parti. La prima parte puramente eh, culturale, la seconda parte, insomma, un po' più commerciale, perché si passa alla vendita eh, delle, delle opere d'arte, dei dipinti che vi, che vi propongo, che vi porto ogni settimana in televisione. Bene, la parte culturale la. La volta scorsa vi ho portato eh, so Shozo Shimamoto, artista nipponico, artista giapponese, dove praticamente avete visto eh, questo artista che è definito kamikaze del colore che prendeva queste bottiglie di vetro contenenti del colore e le infrangeva sulla tela. E non sto qui a dilungarmi troppo perché già l'ho raccontato nella prima e nella seconda eh, trasmissione. Insomma, ho parlato di Shozo Shimamoto perché mi era stato richiesto eh, ed era stato richiesto appunto di raccontarlo di nuovo, anche se poi vi ricordo. Che tutte le trasmissioni che vanno in diretta, vanno in onda sia su Teleap più che su Sky 920, praticamente le potete ritrovare su YouTube. Quindi basta andare il giorno successivo, domani, e eh, mettete su YouTube, scrivete La grande pittura del Novecento, Mario Garbetta Junior e trovate tutta la puntata, tutta la trasmissione in maniera completa se ve la siete persi o ve la volete rivedere per riguardare un'opera o per risentire appunto le mie parole. E, vi ho presentato anche Evan De Vilde la scorsa uh, trasmissione, l'artista Evan De Vilde di cui dovremmo avere anche delle, delle fotografie. E praticamente l'artista Evan De Vilde vi raccontò che cosa fosse l'archeorealismo. Perché io già vi portai un, una sua opera nella prima trasmissione La mise in vendita. Uh, invece, nella scorsa trasmissione è venuto direttamente lui a, a parlare delle, delle sue opere e a parlare appunto di che cosa fosse l'archeorealismo. Beh, io non mi sto a dilungare troppo su che cosa fosse l'archeorealismo, visto che ve ne ha parlato già lui, però in maniera sintetica vi voglio dire che praticamente l'archeorealismo, come dice la parola, appunto prende un oggetto archeologico, quindi un oggetto antico, e lo pone in un contesto moderno, in un contesto contemporaneo. Questo perché Evan vuole appunto far risaltare, vuole mettere in contrasto vuole contrapporre l'oggetto antico al concetto del moderno, del contemporaneo, questo perché vuole, secondo lui bisogna recuperare i valori antichi, i valori antichi che ormai si sono persi e quindi ricordo che l'altra volta aveva portato un'opera fotografica qui, molto emblematica del, dell'archiorealismo, secondo me che c'era appunto questo foglio di carta, questa pergamena con a fianco un CD. La pergamena appunto sa rappresentare... Lo scritto, lo scritto praticamente su un foglio di carta se ben conservato rimane per centinaia di anni se non per millenni mentre un CD per quanto possa essere conservato bene appunto al massimo ha una, una durata una vita biologica non superiore agli 80-100 anni quindi tutte le foto, i file gli scritti che noi conserviamo in formato digitale hanno una durata limitata, mentre quello che noi andiamo a porre su carta invece ha una durata che può essere anche quella eh, millenaria. Allora questa è proprio la contrapposizione praticamente che c'è tra l'antico e il contemporaneo e lui voleva fare questa, questa contrapposizione e quindi pone oggetti, beni di tipo archeologico nelle sue eh, composizioni e quindi da qui nasce l'archeorealismo. Ora non mi vorrei dilungare troppo sull'archeorealismo perché praticamente questa settimana vi ho portato altri due artisti di eh, livello e di fama europea nonché internazionale e il primo che vado a presentarvi è Hermann Nietzsche, di cui ho un quadro qui sulla, sulla mia destra Eccolo qui, vediamo questo quadro di Herman Nietzsche. Innanzitutto dobbiamo dire chi è Herman Nietzsche. Herman Nietzsche è un pittore ancora, è un artista ancora vivente, è nato a Vienna nel 1938. È stato il massimo esponente dell'azionismo viennese. Agli inizi degli anni 60 nascono le sue prime idee sull'azione pittorica e sull'Orgen Mysterian Theater, cioè il teatro delle orge e dei misteri. Che lo accompagneranno per il resto del suo sviluppo artistico. L'arte di Nietzsche è fortemente influenzata dalla sua ammirazione per il filosofo tedesco Nietzsche e anche per Sigmund Freud. Nel suo manifesto, infatti, puntualizza come le sue azioni debbano suscitare nello spettatore disgusto e ribrezzo, per poi innescare una controreazione di catarsi e purificazione. Voi, guardando quest'opera. Probabilmente non state provando disgusto e ribrezzo. però magari se conosceste come è stata realizzata quest'opera, magari probabilmente girereste canale. Probabilmente non lo so perché. perché come è stata realizzata quest'opera? Nietzsche, innanzitutto, cercava di insinuarsi nel subconscio del singolo, colpendolo con immagini di animali sanguinanti e sacrificati in croce, nudità e sangue, in questi giochi rituali che durano diversi giorni, si incitano gruppi di persone a squartare bestie da soma, a tirarne fuori le viscere e a calpestarle, a imbrattare di sangue delle persone crocifisse e a unirsi in un rito collettivo di frenesia basato su riti liturgici e sacri. Questi gesti portano il singolo ad entrare in contatto con il proprio essere animale più profondo e distintivo e quindi a toccare gli ambiti più bui e nascosti del proprio essere, del proprio io, del proprio ego, che sono normalmente repressi dalla società umana. I partecipanti all'opera di Nietzsche vengono costretti a vivere con una presa di coscienza, questa totale disinibizione degli impulsi animali, e con questo anche la nostra innata potenzialità e tendenza alla violenza e alla distruzione. La decadenza radicale verso la sensualità ha come risultato una reazione catartica e purificatoria e quindi l'ascesa alla spiritualità. Parlo troppo velocemente, devo fare un sorso d'acqua. Quindi non so se vi è chiara l'idea. Io volevo farvi vedere anche dei filmati, volevo farvi delle fotografie, volevo farvi vedere. Però ho ritenuto più opportuno che magari chi fosse curioso e chi fosse interessato potesse andare su internet e scrivere Herman Nietzsche e quindi trovare tutte le foto e tutti i video inerenti a questo artista. Perché? Perché praticamente io documentandomi e già conoscendo insomma, questo artista, che oltre a essere insomma, artista di tipo pittorico, è anche un famoso compositore di livello internazionale, quindi ha scritto pure diverse musiche ed è stato anche. A Napoli, non solo come artista pittorico, ma appunto anche come compositore. E appunto, io ho visto questi video dove praticamente lui stende dei lenzuoli bianchi per terra e fa sdraiare su questi lenzuoli uomini e donne completamente nudi. Su questi uomini e donne praticamente vengono sacrificati degli animali, quindi degli, degli, anne, degli agnelli, dei maiali, vengono squartati, e le viscere praticamente vengono sparse sul corpo nudo di queste persone. E poi questo sangue praticamente imbratta la tela, infatti questa tela che abbiamo qui praticamente non è altro che pittura mista a sangue di animali sacrificati, quindi praticamente Nietzsche fa queste opere, questo è un reperto se così possiamo definirlo, un reperto teatrale, perché praticamente lui non fa che altro che fare un'opera di tipo teatrale e con questo lenzuolo sorto rimane appunto questo reperto. Io vi ricordo che Nietzsche, magari lo ricordo per chi già lo sa, perché comunque Nietzsche è un artista di livello internazionale, quindi magari molti di voi già lo conoscono, è stato condannato addirittura eh, tre volte, perché dobbiamo conoscere anche il contesto sociopolitico e geografico in cui Nietzsche vive e ha vissuto. Lui praticamente dobbiamo pensare che negli anni 60, quando è iniziato, quando è incominciato a fare questo tipo di attività, Naturalmente era ritenuto un folle, una cosa insomma, fuori dal normale, si avvicinava a quello che poteva essere insomma, la setta satanica. E quindi è stato condannato e arrestato per ben tre volte. Infatti, è scappato da Vienna e è andato in Germania, poi successivamente, negli ultimi anni, è ritornato in Germania dove ha acquistato un castello a sud di Vienna, dove continua a fare insomma, queste opere teatrali di cui poi rimangono. Questi reperti che sono queste lenzuola bianche che sono sporche di eh, tempera, pittura, sangue, insomma, un po' tutto mescolato insieme. E vorrei dire per chi si trova a Napoli o per chi si trova a passare a Napoli, che a Napoli c'è addirittura il museo Nietzsche della eh, Fondazione Morra si trova. Nei pressi di Piazza Dante si dovrebbe trovare. Eh, io non ci sono stato, ma ci andrò sicuramente a vederlo. Dove praticamente la Fondazione Murra si occupa di due artisti di Shimamoto, quello che vi ho presentato insomma la settimana scorsa. E eh, di Nietzsche. Di Nietzsche c'è addirittura proprio il museo. E, eh, I quadri questi qua, questo di Nietzsche non viene dalla Fondazione Murra, ma viene dal museo eh, Dama di Capua, il Daphne Museum Marte, che è appunto è il museo di arte moderna di arte contemporanea eh, di Capua. E, che, come è solito è usuale fare nella mia trasmissione, nella trasmissione la parte prettamente culturale, questo dipinto non è in vendita, comunque giusto per farvi capire all'incirca valore, il valore di un quadro del genere di questa grandezza che sarà all'incirca eh, 80x60 ha un valore non inferiore alle 20-25 mila euro. Ora invece passerei all'artista eh, successivo che eh, vi ho che vi vorrei presentare, che praticamente voi già tutti conoscete, è Vincenzo Murano. Ho presentato Nietzsche insieme a Murano perché secondo me c'è un filo sottilissimo che eh, le accomuna. Mentre appunto Nietzsche fa queste opere teatrali e quindi racconta una storia eh, il, di, un, di un rito che fa appunto durante queste, queste opere teatrali della sacrificazione, eccetera, in Murano invece abbiamo... E lo possiamo definire il pittore eh, cantastorie, quindi in questo senso c'è un, una storia, c'è un, un teatro anche eh, all'interno delle, delle sue opere. Di eh, Vincenzo Morano vi vorrei parlare prima in maniera biografica perché secondo me è importante conoscere insomma, la storia di, eh, di Vincenzo Murano che spesso eh, viene presentato magari in televisione o in alcune delle aste più importanti italiane, però magari non altrettanto spesso vi dicono chi è Murano, cosa ha fatto Murano e dove è presente, in quali musei è presente Murano. Murano è, come tutti ben sapete, un pittore contemporaneo, vivente e a cui facciamo i nostri più cari saluti, ed è nato a Palma Campania nel 1951, quindi nell'entroterra del Novano. Si è diplomato al liceo artistico. E ha studiato nudo presso l'Accademia di Belle Arti di Napoli. Pittore e incisore, ha esposto fin dal 75 in varie città d'Italia, da Roma a Torino a Palermo, a Milano, a Napoli, a Venezia. Sue opere sono presenti al Museo d'Arte Moderna di Sopron in Ungheria e in quelle di Tallinn, Estonia, Marsiglia, Cracovia, Malaga e Tunisi. Addirittura due cicli pittorici figurano. Presso il Comune di Furore, in Costa d'Amalfi, e presso il Museo Enologico di Arte Contemporanea a Torrecuso, nel Sannio. Reca inoltre la sua firma una pregevole raccolta di incisioni a corredo di tre volumi sul paesaggio francese tra 8 e 900. Particolarmente significativa la sua attività di disegnatore e illustratore di libri. Sorprende che la pittura di Murano abbia poco da spartire con la tradizione di scuola napoletana. Infatti i suoi quadri trascurano del tutto il paesaggio e quelle forme di vedutismo care al passato, e non solo perché ignorano qualsiasi cedimento a una pittura descrittiva di piacevole effetto, si direbbe che l'artista rifiuti ogni accattivante approccio per dare libero sfogo all'ispirazione e a quel particolare gusto per il racconto che caratterizza la sua ricerca. Perché in realtà, come scrive Igor Slonaschi, come lo definisce Igor Slonaschi, Murano è un felice cantastorie, un pittore che dall'osservazione attenta della società contadina trae materia per le sue opere, le quali traducono tante piccole storie, umili vicende di quella comunità agreste che continua per molti aspetti a conservare i suoi riti e le sue credenze. Pittore di figura con una sicura padronanza del segno e dell'anatomia, condizione e premessa necessarie ad ogni imprevedibile deformazione. Murano dà vita a personaggi ippici di una realtà contadina che non è più del nostro tempo. In realtà la dote maggiore di Murano resta quella di aver saputo maturare, attraverso una sapiente ricerca, un mondo di immagini nel quale la suggestione del colore si mescola all'originalità del segno e a una forte carica di poesia. Io ho scelto questo quadro che è un olio su tela 70%, l'ho portato qui in trasmissione perché secondo me è un quadro emblematico che sta a raccontare un po' la storia e quello che ha fatto Vincenzo Murano, perché in questo quadro troviamo tutto quello che Murano può fare. Abbiamo le figure, in alto a destra abbiamo quel cappello di quel personaggio che non è altro che un cesto di frutta, quindi troviamo anche la natura morta all'interno di questa composizione e poi praticamente a sinistra invece del quadro, al lato opposto al cesto di frutta, praticamente vediamo la luna, vediamo delle case, quindi c'è anche il paesaggio, quindi all'interno di questo quadro vediamo tutta una storia, vediamo questi, questi personaggi con un paesaggio e una natura morta, quindi secondo me questo è uno dei quadri più completi che Murano abbia fatto eh, tra le opere insomma, che ha sempre di cui io poi ne conosco tantissimi di quadri di Murano, li ho visti anche perché lo seguo eh, spesso, non solo le mostre che va a fare insomma, in giro un po' in tutta Italia eh, e anche all'estero, ho letto moltissimi cataloghi di Murano, uno dei più recenti scritto da Nino eh, D'Antonio quindi, questa è una delle opere più complete, secondo me, di Murano. Poi è emblematico anche il fatto che quella donna abbia quel corno appeso lì, sotto la mano. Perché eh, Murano, non so se alcuni di voi lo sanno, eh, viene ritenuto il pittore che porta eh, fortuna, viene ritenuto il pittore che. Eh, che porta fortuna a chi abbia almeno un quadro alla, alla propria parete, nella propria collezione. Infatti quadri di Murano non è facile trovarli in vendita a meno che non ci si rechi dai commercianti che hanno trattato Vincenzo Murano, perché i collezionisti che comprano un quadro di Murano non solo lo comprano per un piacere che è quello appunto colorativo, figurativo dell'opera d'arte ma lo comprano anche per un investimento sul futuro perché oggi i prezzi di Murano sono ancora irrisori rispetto alle valutazioni commerciali io il quadro di Murano l'ho posto a fianco al quadro di Nietzsche non a caso, insomma se Nietzsche vale un quadro del genere 20-25 mila euro un quadro di Murano domani potrebbe valere tranquillamente 40-50 mila euro perché è un pittore di tutto rispetto, è un pittore che, in cui hanno creduto diversi tipi, diversi commercianti, tra cui eh, Sapone, Purificato e mio padre stesso. Quindi, diciamo, è un pittore che è trattato un po' da commercianti eh, di alto livello, Sapone in primis che è a Nizza appunto viene è ritenuto il commerciante eh, di Picasso, di, uh, di Del Tufo, eh, che tratta i uh, Paul Mansuroff e eh, che tratta quadri di livello internazionale, che non vende semplicemente a privati, ma che vende a musei. E vi ho detto che Murano è collocato nei musei più importanti d'Europa, anche addirittura in Ungheria, una, a Sopron, a Tallinn, in Estonia. E io da, da questo quadro di Murano passerei... Ha ah, un quadro più piccolo, ha un quadretto un po' più piccolo di Murano, che è un 40x50, un olio su tela, perché quello che vi ho fatto vedere prima praticamente è un, è un quadro di Murano di vecchia data, è diciamo, una composizione precedente. Ora invece sta facendo queste eh, nuove composizioni, dove appunto leggiamo ancora meglio la storia, la storia che c'è all'interno di questo quadro. Perché. Se lo vediamo un attimo per intero il quadro, notiamo che appunto. Questa è una finestra che si apre e in questa, al centro di questa finestra c'è il paesaggio. Cosa notiamo da questo paesaggio? Vediamo le barche che sono l'elemento fondamentale, l'elemento essenziale di questo paesaggio. Quindi vediamo il lavoro del mare che poi è il titolo di quest'opera. Allora il paesaggio, il lavoro del mare che poi dà praticamente. È centrale ma fa da cornice un po' a tutta l'opera, perché vediamo lateralmente appunto, questi pescatori che da quando vanno a pescare il pesce, che quindi ce l'hanno nelle cassette e che lo portano al mercato lo vanno a vendere. Dall'altro lato appunto vediamo la signora con, con il bambino che va a comprare il pesce e quindi vediamo il pescivendolo con, con la bilancia che va a vendere appunto, questo, questo alimento, questo alimento che proviene dal mare. E quindi vediamo proprio tutta la storia del, di questo quadro. E quindi perciò Murano è ritenuto uh, un pittore importante, perché non è il solito pittore che fa la solita marina o il solito paesaggio e finisce là, ma c'è tutta una storia dentro il quadro di Murano. Poi bisogna dire, bisogna sapere perché Murano fa questi personaggi un po' così, un po' appesantiti. E in questa maniera, perché fa questi paesaggi un po' distorti? Perché questi fanno parte della sua fantasia perché non sono paesaggi non sono persone che lui ha conosciuto e ha vissuto perché bisogna come per il quadro di Nietzsche contestualizzare il periodo storico e geografico in cui un artista è vissuto e Murano è nato a Palma Campania nel 50 nel 51 quindi è, è nato ed è vissuto nell'entroterra Nolano una un introterra fatto di campagna, lavoro, del lavoro di campagna e quindi lui praticamente questi quadri, questi personaggi che lui rappresenta non sono semplicemente persone che lui ha visto e che ha rappresentato lì come un pittore impressionista può fare, ma praticamente sono i racconti dei suoi avi, dei suoi nonni, dei suoi zii che gli hanno raccontato come venivano lavorate le terre, del lavoro che si faceva nei campi, del lavoro che si faceva andando a pescare e quindi la, la fatica che la gente faceva e quindi questi personaggi che sono così eh, appesantiti, che sono così, eh, se vogliamo definirli grassi, ma che sono appesantiti dalla fatica, dal lavoro che ogni giorno vanno a fare e quindi Murano li ha immaginati un po' così perché non sono persone che lui ha visto direttamente, ma sono persone che lui ha, ha immaginato dai racconti dei suoi avi. Passerei sul quadro Successivo di Murano, che praticamente partirei dallo stesso discorso, praticamente dalla parte centrale dell'opera. Ecco qui: vediamo questo paesaggio vesuviano. Infatti, mi sa che così proprio sì, si intitola Paesaggio vesuviano. Anche questo è un 40x50 olio su tela. E quindi pronto, è caduta la linea, e quindi praticamente vediamo questo paesaggio vesuviano dove ci sta tutta la storia anche qui del, del grano, della coltivazione del grano, della coltivazione dei campi, dell'entroterra del Nolano, del, dell'entroterra pronto. Il telefono funziona, qualcuno fa le prove telefoniche. E che quindi vediamo tutto il paesaggio, tutto il contorno e ci racconta una storia Vincenzo Murano. È un pittore da apprezzare, un pittore su cui investire, non è il semplice pittore, lui va via, fugge, scappa via dagli schemi ottocenteschi dalla, dalla semplice marina, però è un, è un quadro che va bene sia in una collezione ottocentesca, quindi va benissimo collocarlo tra un Pratella tra un Irolli, tra un Migliaro un Oscar Ricciardi è un quadro che va bene sia per una pittura, sia per una collezione di tipo classico sia per una collezione di tipo più moderno più contemporaneo, come può essere quella del Nietzsche, come può essere quella dello Shimamoto quella del Mansurov, quella del Gennaro del Tufo è una pittura che esteticamente, per la sua cromia per la sua vivacità dei colori si può collocare un po' ovunque in qualsiasi collezione Ma Oltre a questo aspetto, che io ritengo fondamentale, è anche un pittore su cui investire perché i prezzi a cui oggi si vendono questi dipinti di Vincenzo Murano sono prezzi ancora irrisori rispetto alle valutazioni commerciali future. Che sicuramente si avranno per dipinti di questo genere. Io momentaneamente, i quadri di Murano non vorrei porli in vendita, e li vorrei porre porli eventualmente successivamente e vorrei incominciare con la, vendita, con, la, con la vendita degli altri quadri, quindi vi propongo altri quadri per iniziare questa parte più eh, commerciale. Questo che state vedendo è un quadro di Wilkins Hans Desiderio. Alias Giovanni Desiderio, che in arte appunto si firma Wilkins Hans Desiderio, è un pittore dal segno forte e deciso e dalla colorazione vivace, ha privilegiato sempre la figura di donna come tema della sua ricerca. Ironiche e ridenti, qualche volta sognanti e romantiche, le donne di Desiderio vivono in gran parte sotto larghi cappelli a larghe falde. Gusto anni 30, potremmo, potremmo dire. Questa signora in blu, col cappello rosso e sfondo arancio, che esalta ancora di più la particolare accensione del colore. L'espressione del volto, resa viva dai, dai grandi occhi blu, è quella proprio di Desiderio, che ormai si identifica in questo genere di pittura. Un'opera di grande effetto e di sicura qualità. Un'opera del genere di Wilkins Hans Desiderio non la trovate in commercio a meno di 2.000, 2005 anche 3.000 euro che già in lire si pagavano infatti 4 milioni, 5 milioni, considerate che dal cambio lira euro eh, i milioni sono diventati uguali agli euro, quindi 4 milioni dovrebbero essere oggi 4 mila euro. Non è il caso insomma, dei, dei quadri che hanno mantenuto insomma, il, il cambio reale, a parte alcuni che sono naturalmente saliti, ma non per la, insomma, il cambio... Lira euro ma per la valutazione e la rivalutazione che comunque i quadri hanno, perché comunque il quadro è ritenuto il bene di rifugio, l'investimento sicuro dove porre i vostri soldi, i vostri risparmi al sicuro. E quindi un quadro di Wilkins Desiderio non lo si paga meno di 2.500-3.000 euro. Io voglio fare una cosa fuori dal normale, una pazzia, e lo voglio porre in vendita a 1000 euro 1000 euro è una cifra eh, irrisoria per quadri di, di questo genere, di questa fattura e di questa portata perché Wilkins Desiderio, voi dovete sapere che si trova anche all'interno di tantissimi musei in tutto il mondo quindi è, è veramente una cifra del tutto fuori dal, dalla norma fuori dal normale per chi ama questo genere di pittura, pronto? sì sì, grazie. Vuoi dare una penna? Sì, un attimo solo che ho dimenticato di, di prendere la penna prima. Sì, mi dica. No, l'ho posto in media da 1000 euro. Se lei è socio, se è socio di Arte Italia 90, praticamente non paga... Pa Paga col 10% di sconto. Quindi invece di 1000 pagherà 900 euro. Se invece non è socio di Arte Italia 90, pagherà il prezzo che le ho detto. Non è socio. Allora mi deve, dare, mi deve dare il numero. Eventualmente, vuole acquistarlo. Sì. Mi dica. Sì, sì. Sì. Ok. Grazie. No, no, la richiamo io oggi. È venerdì o domani. In mattinato eventualmente entro la mattinata di lunedì. Va bene? Ok, la ringrazio gentilissimo. Buona serata, grazie. Arrivederci. E io passerei all'opera successiva di, uh, che vi ho portato qui in trasmissione, però penso sia un po' coperta dall'ombra dell'altro quadro, eccolo qua. E anche questo, che esce un po' dagli schemi, dalla pittura normale di Wilkins, uh, anzi desideri, ma anche questo è un quadro di dello stesso artista, dello stesso autore che vi ho presentato poc'anzi. Però questo quadro rientra in una, in una mostra particolare perché nel 2010 a Ginevra è stata realizzata presso la sede delle Nazioni Unite l'esposizione Le Petit Tour, in francese il piccolo tour, che comprende 11 quadri a tempera ricchi di tinte, raffiguranti i gialli dei campi di grano, i rossi dei papaveri e dei tramonti e tanti altri colori forti e solari che mantengono vivi ricordi dei paesaggi di Pestum, Castellabate Punta Licosa e l'intero parco del Cilento, perché quello che forse non vi ho detto è che Wilkins Hans Desiderio è nato a Pestum in provincia di Salerno nel 1921 è un artista vivente è un artista contemporaneo e ha esposto questi, questi quadri di questo genere insomma, che raffiguravano paesaggi che lui generalmente non fa alle Nazioni Unite a Ginevra e poi praticamente Le Petit Tour ha proseguito il suo percorso presso la sede consolare italiana che c'è a Ginevra. Questa è un'opera 40 x 50 olio su tela. È sicuramente più piccola rispetto a quella di prima, ma non posso porla a Meno di 800 euro in vendita perché è un pezzo raro, è un pezzo un po' particolare. È un prezzo insomma da, da collezione che non è semplice eh, trovare. Io poi lo vorrei anche girare un attimo sul retro per, per far vedere, praticamente c'è la firma eh, Desiderio Wilkins da Pestum ultimo tramonto presso il fiume Sele, e quindi c'è col timbro anche di Wilkins Anzi Desiderio. Lo rigiro perché sicuramente è più gradevole, più piacevole, insomma, guardarlo da quest'altro lato. E io continuerei, proseguirei, andrei direttamente avanti. Se insomma, qualcuno è interessato ad, ad acquistarlo, può chiamarmi in diretta, oppure durante la settimana potete chiamarmi al numero che è qui sopra impressione, sopra la scritta Garbetta Arte, al 392 293 3032. Quello è il mio numero che ho sempre con me, il mio numero personale, quindi potete chiamarmi e vi risponderò in merito a qualche quadro che non è stato venduto o in merito anche a qualche perizia. Perché se voi non avete ascoltato la parte iniziale introduttiva dove eh, finisce la sigla, attacca un pezzo dove c'è la mia biografia dove sotto scorrono tutti i quadri che io vi presento in, nella trasmissione, in questa trasmissione, quindi c'è la carrellata dei quadri e praticamente in quel discorso vi si dice anche che io sono perito d'arte, io sono iscritto alla Camera di Commercio di Teramo come perito d'arte e sono anche iscritto al Tribunale di Teramo sia come perito d'arte che come consulente tecnico d'ufficio. Prima che mi dimentico, presso il Dama di Capua, il Daphne Museum Art di Capua, oggi c'è stata l'inaugurazione della mostra di Eugenio Magno, quindi vi invito, insomma, ad andarla a vedere perché è una mostra dove ci sono oltre, sue, eh, oltre 30 opere di Eugenio Magno, e in più il Dama sta facendo l'archiviazione di tutte le opere di Eugenio Magno. Quindi chiunque avesse un dipinto, eh, un'opera di Eugenio Magno che vuole far archiviare, può chiamarmi durante la settimana o può chiamare direttamente. Il, il Dama, mettersi in contatto direttamente con loro per far archiviare le opere del Maestro Magno che attualmente ha iniziato insomma, questa, uh, questa mostra per, presso il Dama, vi vado a leggere l'indirizzo preciso per chi conosce Capua e si trova in via Asilo Infantile 1. E la mostra ci sarà dal 16 maggio al 31 di maggio, quindi fino a fine mese. Andatela a vedere perché sicuramente sarà interessante. Andrò anche, andrò anche io. Stasera non sono potuto andare, giustamente perché sono qui in trasmissione. Saluto Eugenio e gli faccio un in bocca al lupo per la mostra. Uh, andrei, proseguirei con il prossimo quadro. Questo è un Armando De Stefano. È un quadro che in realtà ho portato nella, uh, nella prima trasmissione. Infatti, qualcuno mi ha detto: Dice, ma tu. È portato un quadro di De Stefano, lo avevi sulla scrivania, era un bel quadro, una bella tempera. Dice però non l'hai mai presentata. Io me l'aspettavo tu la presentassi nella seconda trasmissione, ma non l'hai portata, e quindi ora ve la presento nella terza trasmissione di questa rubrica televisiva, che è la grande pittura del Novecento. Quest'opera di Armando De Stefano, io per mancanza di tempo, nella prima trasmissione non la presentai. Questa è un'opera a tempera, 30x40 misura, è un olio, scusatemi, è una tempera su tavola del maestro De Stefano ed è datata appunto 88, quindi è del 1988. Questo raffigura la Nelson, l'ammiraglio Nelson, dove a Londra, praticamente a Trafalgar Square, ci sta anche una statua dedicata. All'ammiraglio Nelson, e io ve la pongo in vendita a una cifra, a un prezzo stracciato. Perché 1000 euro per un quadro di Armando De Stefano, vi sfido a trovarvi un quadro del genere di Armando De Stefano, datato dell'88 a 1000 euro, un 30x40, una tempera stupenda. Poi vorrei far vedere anche un attimo questo certificato e far vedere anche questo dipinto che è nel certificato. Perché Alcuni dei quadri che vi pongo in vendita con fatica li ho presi al Daphne Museum di Capua, e tra cui c'è anche questo Armando de Stefano che vi ho fatto vedere prima. E anche questo Armando de Stefano, qui che non è stato venduto. Questo misura un metro uh, per 80 e questo è il certificato di autenticità. Quindi tutti i quadri che vi vendo in questa trasmissione hanno il certificato di autenticità mio come Perito, quindi me ne assumo la piena responsabilità per quanto riguarda l'autenticità oppure per quelli che già hanno il certificato di autenticità del Daphne Museum o di altri periti, insomma è inutile fare un sovraccarico di certificati che non ha eh, assolutamente alcun senso, quindi ne basta uno di certificato. Quindi, dove ci sono già altri certificati, evito solo per eh, semplicità burocratica di, di fare il mio certificato, poi se qualcuno ha interesse e ha piacere ad avere un mio certificato, una mia perizia non c'è problema, io lo posso tranquillamente fare e io proseguirei ancora avanti con uh, l'opera successiva che uh, si trova sotto il quadro di Armando De Stefano e non vi dico chi è vi posso solo dire che è un artista di solida preparazione e di sicuro mestiere riprende i grandi temi i grandi temi della tradizione e della pittura d'ambiente, con un'acuta osservazione del reale e un sottile velo di nostalgia. Pregevoli anche le sue figure di donna e le nature morte. E voi mi direte: ma dove sono le figure di donna? Dove sono le nature morte? Signore, questo è un Federico Alfano. Federico Alfano sicuramente tutti quanti lo avrete presente, nato nel 1933 a Napoli, fa parte della pittura napoletana e fa parte di quella pittura, la pittura più eh, felice descrittiva dei mercati, dei, de, delle figure di donna, di quelle nature morte stupende che ha fatto eh, Federico Alfano. Però c'è una cosa che forse non sapete, è che Federico Alfano negli anni 60 perché non è un ultimo periodo di Alfano, ma è un periodo centrale di Federico Alfano. Negli anni '60 ha fatto queste, eh, queste opere informali, queste opere un po' astratte, se così possiamo sicuramente definirle. Questa praticamente misura 60x60, è un olio su tela dal titolo Magnetismo, e anche sul retro praticamente è firmata New Alfano, e c'è la dicitura, insomma, anni '60. Ho portato due opere di Federico Alfano, questa che ha colori un po' più caldi e invece la successiva, quella che sta a fianco a questa praticamente ha colori eh, più freddi, perché sono opere che secondo me quelle contemporanee devono innanzitutto piacere a livello cromatico e devono trovarsi bene nell'arredamento della vostra casa. Quindi, prima di acquistare un'opera perché il prezzo è irrisorio, perché il prezzo è ottimo perché il valore è assicurato nel tempo, dovete anche avere un'opera un piacevole, gradevole da mettere alle pareti di casa vostra. Quindi ho dato la possibilità eventualmente, io le farei vedere insieme, di vedere un'opera con colori più caldi e un'opera con colori più freddi. Pronto? Sì. No. no, non ho detto ancora i prezzi. No, veramente queste qui sono opere. Questa qua che sta vedendo, questa qua con colori più freddi, quella lì insomma, sul blu, è un po' più grande di quell'altra. Quella è 60x60, quell'altra è 50x80, quindi hanno misure diverse. Però io per fare un omaggio e anche per vedere insomma, quanta gente c'è da casa, le pongo tutte e due a una cifra, insomma, alla stessa cifra. Sì, lei a quale sarebbe interessato? quella con colori più caldi, perché va meglio per il suo arredamento. No, io le pongo a 1000 euro in vendita. 1000 euro. Sì, lei è socio? Sì, allora mi dia soltanto il, il cognome che io lo segno. Ok, sì sì sì. No no, risparmia il 10% perché come ho detto, chi è socio di Arte Italia 90, sui prezzi che vado a dire praticamente risparmia il 10%. Ok, la ringrazio e la saluto. <ride> Grazie. Io uh, proseguirei, andrei ancora avanti anche perché ho visto che forse mi sono dilungato un po' troppo su alcuni autori, su alcuni artisti, ma mi sembrava doveroso e importante farlo. Ah, una stupenda opera di Salvatore Maria Sergio. Questo dipinto misura 50x70: è una stupenda natura morta realizzata in un periodo non ultimo. Ed è una composizione di eccezionale fattura. Io direi che ha la stessa forza di un dipinto di Morandi. Innanzitutto io vi devo parlare di Salvatore Maria Sergio, che è un pittore nato a Torino, un artista nato a Torino nel 1934. E Salvatore ma Maria Sergio non solo ha una brillante carriera artistica, ma ha una ancora più brillante eh, carriera professionale. Come Carriera artistica nei primi anni '50 frequenta prima la scuola di disegno e successivamente la scuola di nudo dell'Accademia di Belle Arti di Napoli. È stato allievo di Manlio Giarrizzo, quindi pittore di tutto rispetto. Mentre per quanto riguarda la carriera professionale, dobbiamo dire che si è laureato in giurisprudenza e, ed è ormai considerato tra i più grandi penalisti napoletani contemporanei. Inoltre, si è laureato in diritto musulmano alla Scuola degli Studi Islamici dell'Istituto Orientale ed ha vinto addirittura la medaglia d'oro al merito forense. A giugno 2010, sicuramente la città di Napoli e i cittadini napoletani e chi si è trovato a Napoli in quel periodo non ha potuto evitare di andare a vedere la mostra che si è tenuta a Palazzo Reale di Salvatore Maria Sergio, intitolata Persone. Storie e destini dipinti da Salvatore Maria Sergio, una carrellata di persone scaturite dalla pluriennale esperienza forense di Sergio, segnate dalla sofferenza, dalla paura e dalla rabbia. Quello che Sergio ha voluto rappresentare è un nuovo ciclo dei vinti, uomini e donne senza luogo, senza tempo, fissati su una tela in una sconsolante solitudine, senza sfondi e senza ambienti. Questo è un quadro che naturalmente non fa parte di quella, di quella mostra, di quel ciclo, un'opera un precedente, ed è un'opera valida a tutti gli effetti artistici e pittorici. Io vorrei ricordare anche, anzi non ricordare, ma dire perché Salvatore Maria Sergio farà l'inaugurazione della mostra, ci sarà un vernissaggio il giorno 29 maggio al Palazzo Ruffo. Di Bagnara che si trova praticamente a Piazza Dante e ci sarà una mostra antologica di Salvatore Maria Sergio presso la sede della casa editrice Tullio Pironti. Quindi invito tutti quanti, chiunque si trovi a Napoli il 29 maggio ad assistere al vernissage della mostra di Salvatore Maria Sergio perché è un pittore di tutto rispetto e un pittore di cui veramente ne vale la pena insomma, vedere. Le opere che espone, anche perché questa non è come, lo, come la mostra che ha fatto a giugno del 2010, che era intitolata Persone e quindi praticamente era una, una mostra particolare, ma ci sarà tutta la mostra, sarà un'antologica del pittore, un'antologica dell'artista, quindi ci saranno, saranno presentate opere più vecchie, meno vecchie, più recenti, e quindi secondo me è giusto e importante andare a vedere questa mostra di. Salvatore Maria Sergio, che ripeto, ci sarà il Vernissaggio il 29 maggio a Palazzo Ruffo di Bagnara, presso la sede della casa editrice di Tullio Pironti, quindi a Piazza Dante si trova Palazzo Ruffo di Bagnara. Andatela a vedere. Io proseguirei con l'opera eh, successiva a questa praticamente di eh, Salvatore Maria Sergio e anche farei in maniera molto veloce perché il tempo è tiranno. Questa è un'opera di Pasquale Monaco, chi è Pasquale Monaco. Pasquale Monaco nasce a Napoli nel 1948 ma vive ed opera a Roma dal 1983. Ha frequentato l'Istituto delle Porcellane di Capodimonte e l'Accademia Napoletana di Belle Arti. La qualità pittorica di Monaco la si può individuare nell'unità stilistica fra due elementi contrastanti: che sono l'agitata pennellata di sentimento dionisiaco armonizzato con la calma olimpica che uniforma tutto il paesaggio da qui i suoi, i suoi timbri sia impressionistico che espressionistico che non si fondono ma vivono in simbiosi e armoniosamente in ogni sua opera questa è un'opera che misura 70x70 è un olio su tela eccezionale ha un valore non inferiore alle 2500-3000 euro e che io vi pongo in vendita a 1500 euro Proseguirei, avanti, forse prima non ho detto il prezzo del quadro di Salvatore Maria Sergio della Natura Morta che misura bravissimo, questo qua. Ringrazio la regia che è sempre attenta e mi segue uh, istante per istante. È un'opera che non vale meno di 3-4 mila euro e che io vi pongo in vendita a 2.000 euro. Uh, proseguirei con la prossima opera che credo sia... Ah, abbiamo un bocchetti, Gaetano Bocchetti. Gaetano Bocchetti è un artista nato nel 1888, naturalmente non lo si può definire pittore dell'Ottocento perché vi è soltanto nato, poi è morto nel 1990, quindi è sicuramente un pittore del Novecento e perciò è stato presentato alla grande pittura del Novecento, perché è un pittore di tutto rispetto, è un artista di lungo corso e consumata esperienza, ha attraversato la storia della pittura napoletana, colorista di talento ma soprattutto felice lettore di paesaggi ha lasciato una produzione ricca e varia, nella quale non è raro individuare opere del migliore magistero artistico. Dal paesaggio alla natura morta alla figura, Bocchetti amava spaziare nelle tematiche trattate. Le sue opere sono presso enti pubblici e, e collezioni private, sia italiane che estere. Questa è un'opera che non vale meno di 8-900 euro in una qualsiasi galleria, in uno, da un qualsiasi mercante che io vi proponga a 300 euro. Vediamo un po'. Pronto? Sì, mi dica. Per il Pasquale Monaco, sì. Mi deve dare il numero. Sì, sì, poi dopo. La richiamo io entro domani mattina o eventualmente entro lunedì mattina. Sì, grazie. Non mi trattengo al telefono perché ho poco tempo e vorrei portare in, a conclusione la trasmissione. Mi sa che forse non ce la faccio a presentare tutto. Grazie, la ringrazio gentilissimo. Grazie, buona serata. Grazie. Abbiamo avuto una telefonata per il Pasquale Monaco. È un'opera del genere di Bocchetti che io vi presento a 300 euro. Cosa fate? Co cosa state aspettando? Cosa, cosa aspettate? Dovete solo telefonare. E chiamare per accaparrarvi quest'opera d'arte. Questa non è l'asta dove io dico 300 euro prezzo base d'asta, e qualcuno fa 320: vabbè, ma aspetto l'ultimo momento, faccio 350. Signori, qua dovete essere veloci nel telefonare, dovete essere furbi, astuti nell'accaparrarvi un'opera d'arte. Perché se non telefonate ora, domani potrebbe già essere troppo tardi, perché qualcuno potrebbe telefonare prima di voi e potrebbe accaparrarsi un'opera d'arte del genere. Io Passerei avanti e passerei sul quadro che ho alle mie spalle, è un Antonio Asturi bellissimo. È una tempera di Antonio Asturi che misura 50x70. Antonio Asturi è un artista autodidatta. Dopo una breve esperienza futurista, che egli stesso definì una sbandata, restò fedele alla pittura figurativa. Profondamente influenzato dalla personalità del maestro napoletano Antonio Mancini. Mancini, che poi poco prima della morte per lui nel 1930 e restò talmente entusiasta che controfirmò il, di, il ritratto, il dipinto eseguito da Asturi. Questa è una tecnica mista su cartoncino 50x70, un'opera del genere non vale meno di 1500-2000 euro, poi al, sul retro di questo quadro c'è anche il timbro di Severino Orlando che è il genero di Asturi. Quindi se andate direttamente da lui magari costa anche qualcosina in più, quindi oltre alle 2.000 euro del valore del quadro dovete aggiungere altri 1.000 euro per il timbro di Severino Orlando, questo quadro, questo dipinto non vale meno di 3.000 euro. Io ve lo pongo in vendita a 1.000 euro. E nessuno parla, 1.000 euro su un quadro... Del genere di Asturi e nessuno parla. Allora non parlo neanche più io e vado avanti con la prossima opera. Perché il tempo è tiranno e bisogna correre, bisogna andare oltre. Credo abbiamo ecco qui un quadro di Carlo Cordo. Questo ve l'ho presentato nella prima trasmissione, però credo sia importante e necessario ripresentarvelo. Perché nella prima trasmissione sono state pochissime le opere che sono andate poi in vendute. Quindi vorrei cercare di concludere questa prima trasmissione vendendo anche gli ultimi quadretti che sono rimasti. Questo è un pastello su carta realizzato magistralmente da Carlo Cordua. Ricordo che, che Carlo vive ed opera tuttora a Roma. Un'opera del genere a Roma non si vende meno di 1000, 1100, 1200 euro. Misurerà eh, 20x30 all'incirca. È un pastello su carta e io vi do la possibilità di acquistarlo a 400 euro. Come vi diedi la possibilità di acquistarlo nella, nella prima trasmissione, passerei al, all'opera successiva che è un altro quadro di Carlo Cordo. Eventualmente chi volesse può fare il panda e può prenderli entrambi e, mentre il primo appunto era intitolato eh, Provenza, il, questo secondo quadro. Questo secondo pastello su carta intitolato Verso Positano. Anche questo 20 su 30, anche questo molto bello, anche questo è in vendita a 400 euro. Cifra modica per un quadro di Carlo Cordio. Chiate direttamente il pittore e dite ma c'è un quadro tuo in vendita a 400 euro, è possibile? Vedete cosa vi dirà. Vedete se ve lo dà lui a 500, no a 400. A 500 vedete se ve lo dà. Sono certo che non ve lo darà mai un quadro del genere, neanche per 500 euro. Io eh, mi fermerei un attimo con, eh, con questi quadri e vorrei ripresentare, ripassare sui quadri di Vincenzo Murano perché magari chi ci segue dall'inizio della trasmissione sta aspettando anche per la vendita di, di Murano di cui io non, non ho detto ancora il prezzo e quindi mi sembra anche giusto ripresentarli. Questo è un Murano 40x50, Il lavoro del mare, olio su tela, è un quadro che non si vende a meno di 1.700-1.800 euro, nelle aste televisive della domenica mattina su qualche emittente privata, non diciamo quale magari, sto scherzando, naturalmente su Telea più la domenica mattina non, non mancate perché dalle, dalle 11 alle 13 c'è cioè, Garbetta Art con il grande business, c'è cioè mio padre che presenta la trasmissione e fa giustamente eh, mette i dipinti all'asta al maggiore offerente e un quadro del genere non si ferma mai a meno di 1200, 1300, 1100 euro. Non è mai capitato di andare al di sotto di queste cifre. E quindi io ve lo pongo alla cifra più bassa che ha raggiunto un quadro di Murano che è stata quella di 1.000 euro per un'opera 40x50 di questa fattura, di questa bellezza, di questa realizzazione artistico-culturale che è anche un po' storica del quadro di Murano. Quindi ve la offro a 1.000 euro. Sia... pronto? Sì. Sì, mi devi dare il numero perché sto, sto in chiusura. Il lavoro del mare, sì, questo qua è. 1000 euro. È socio? Non è socio, allora mi devi dare il numero. Sì. Sì. Ok. Sì, 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 grazie. La ringrazio, gentilissimo, <ride> grazie. Buona serata, grazie altrettanto. Arrivederci. Passerei sull'opera sull successiva di Vincenzo Murano. Questa è la prima è andata venduta e come eh, la prima, anche questa la pongo... In vendita a 1000 euro, è uno, un quadro stupendo di Vincenzo Murano. Prima ve ne ho parlato, cosa vi devo dire più di Vincenzo Murano? Sono stato un quarto d'ora, venti minuti a parlarvi di Vincenzo Murano, della storia, della storia che lui crea all'interno dei suoi quadri, con i suoi personaggi, questi personaggi che sono grassi, ma non perché fisicamente grassi, ma perché sono appesantiti dalle ore di lavoro che svolgono ogni giorno all'interno dei loro campi, eh, che svolgono in mare per pescare, per portare insomma per portare per dare la possibilità alle loro famiglie di campare, di sopravvivere, perché sono i racconti che Murano ha captato dai suoi avi, dai suoi noni, dai suoi zii e che ha appunto immaginato in queste realizzazioni. In queste sue opere, lui vi dovete ricordare dove è nato, perché l'importanza di dove nasce un pittore, di dove vive, della storia di un pittore è una cosa fondamentale, una cosa importantissima, perché Murano nasce a Palma Campania. Dove, dove si trova Palma Campania? Palma Campania si trova vicino a Nola, fa parte dell'entroterra Nolano. Un quadro del genere di Vincenzo Murano, un quadro stupendo, vedete lì al centro il paesaggio. Ma il che tipo di paesaggio è? Il paesaggio del Vesuvio. Quindi si capisce subito che è un paesaggio dove ci sono dei contadini. E sia sopra, sia nella parte superiore che nella parte inferiore del dipinto, c'è appunto questo grano. C'è la falce dove appunto si va a tagliare il grano. Nulla è casuale nel dipinto di Murano. Non è il quadro dell'Ottocento, la marina con la barca. O il, il paesaggio campestre qualunque, dove vedete due figure e aumenta il valore del quadro, dove magari invece di tre barche ce ne sono cinque e quindi c'è una, una maggiore validità pittorica, c'è magari un maggiore valore del, del quadro del dipinto. No, qui anche una sola figura, solo il Vesuvio, andrebbe bene perché rappresenta. Racconta la storia, racconta la storia di questi personaggi che Murano non ha conosciuto, che è una, una storia che non esiste più, sono terreni lontani, epoche andate, personaggi che non ci sono più, che lui ha, ha sentito da questi racconti e che ha poi immaginato e realizzato in questa maniera. Vincenzo Murano è il pittore su cui investire, è il pittore di... Sicuro successo per il futuro, io ve l'ho posto, vi ho detto prima a fianco a Nietzsche, che non è l'ultimo arrivato. Pronto? Sì? Ah, si è convinto a fare il Panda. Allora eh, il numero già ce l'ho. Ok, la ringrazio. È stato gentilissimo. Grazie. Grazie, buona serata. Grazie. Sì, 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 la richiamo io eventualmente domani mattina. Domani mattina o lunedì mattina al massimo, ok? Va bene, la ringrazio. Buonasera, arrivederci. arrivederci. Anche quest questa seconda opera di Vincenzo Murano è stata venduta. Allora, io vorrei presentare il quadro di Murano, il 700, 70 dove è un quadro emblematico. E che. Io non vi dico il prezzo, vorrei un'offerta eventualmente da voi, perché è un quadro. Di questa grandezza e di questa fattura, se gentilmente il garzone che è qui con me lo inclina un po' in avanti, magari riusciamo a, a vederlo meglio, magari i telespettatori lo percepiscono in maniera più reale, come è realmente il dipinto e non con tutti quei riflessi. Questo è un quadro emblematico di Murano, come vi dicevo prima perché vediamo il paesaggio: vedete le case, vedete il cielo, la luna, quel cielo stellato. Poi vediamo una serie di figure, vediamo questo cappello di questo, guardate la fantasia nel realizzare il cappello di quest'uomo, che è un cesto di frutta, più che una natura morta, io direi che è una natura viva, queste, queste facce, questi visi, un po' tra il frastornato, il dubbioso, l'incoscienza che c'è. Che si legge sui visi di queste persone. Poi c'è il corno che porta fortuna, che pende dalle mani di questa, di questa ragazza, di questa giovane ragazza. E Murano è il pittore fortunato, è il pittore che porta fortuna, e che quindi dovete acquistare, che dovete avere nelle vostre, nella vostra collezione, nella vostra casa. Dovete avere un bel quadro di Murano perché un quadro di Murano si colloca bene, ve l'ho detto prima: tra i quadri dell'Ottocento napoletano, ma anche tra i quadri contemporanei. Guardatelo a fianco a questo Nietzsche. Non, non è un quadro che disturba, non è un quadro che si trova male a fianco a un quadro contemporaneo. Io non ho voluto portare qui un quadro di Rolli, un quadro di Pratella, perché non voglio essere ripetitivo, non voglio insomma cercare di convincervi nell'acquistare un dipinto, che se non acquistate fate meglio perché me lo tengo per me. È un quadro emblematico questo di Vincenzo Murano, è un quadro di sicuro successo, di sicuro valore, non solo artistico-culturale. Un quadro del genere di Murano non deve valere, oggi attualmente, meno di 4-5 mila euro. E domani non varrà meno di 40-50.000 euro perché i prezzi di Murano decuplicheranno. Dovete moltiplicare per 10 quando andrete a vendere o andrete a comprare, se non l'avete fatto oggi, un quadro di Vincenzo Murano. Io per questo quadro vi ho detto non vi dico la cifra, voglio eventualmente un'offerta telefonica che sia congrua, che sia almeno vicina al tuo valore commerciale perché l'arte non si svende. L'arte è arte e come tale può essere venduta. Può essere venduta perché voi acquistate con il vostro denaro, col vostro vile denaro, acquistate un'opera d'arte che non solo vi farà guadagnare e quindi vi, sarà un sicuro investimento per il futuro. Ma acquistate anche in cultura e ricchezza. È bello andare a casa di qualcuno. Io la prima cosa che guardo quando vado a casa di qualcuno sono i quadri e capisco subito che tipo di persone ho di fronte. Se sono persone che apprezzano maggiormente l'Ottocento, se sono persone che apprezzano la pittura contemporanea, se sono persone che apprezzano la pittura del Novecento, o sono persone che non capiscono un emerito tubo. Allora è bello anche arricchirsi, arricchire la propria casa con dipinti di valore. Io non voglio più parlare di Murano, mi sono stancato, come anche il Garzona si è stancato di, forse, di inclinare questo quadro, quindi io pregherei la regia di passare su di me. Io voglio di nuovo ricordare la mostra che ci sarà di uh, Salvatore Maria Sergio a Palazzo Ruffo di Bagnara che si trova a Piazza Dante, se avete presente Piazza Dante, proprio lì c'è cioè Palazzo Ruffo di Bagnara, il giorno 29 maggio ci sarà il Vernissage e sarà presso la sede della casa editrice Tullio Pironti e ci sarà questa mostra antologica di Salvatore Maria Sergio. Invece voglio ricordare anche della mostra di cui il Vernissage c'è stato oggi, praticamente della mostra di Eugenio Magno che potete andare a vedere perché praticamente oggi c'è stato il vernissaggio, ma fino all'ultimo giorno di questo mese, credo, perché fino al 31 di maggio, ci sarà la mostra di Eugenio Magno dove potete contattare durante la settimana, non ora in diretta, mi potete contattare, eventualmente vogliate far archiviare le opere di Magno, perché il Museo Dama si sta interessando per l'archiviazione la, delle opere di Magno e io che anche, insomma, collaboro con il museo, potete chiamare direttamente me o potete interessarvi direttamente a chiamare il museo e andare su internet e cercare insomma, di mettervi in contatto direttamente con il eh, Daphne Museum eh, ricordato, ricordato queste due cose, questa è la, è la, la monografia che ha scritto Nino D'Antonio di Vincenzo Murano la pittura che racconta il felice cantastorie Vincenzo Murano e con questa immagine e con questa monografia io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento a venerdì prossimo, sempre dalle 22.30 alle 23.30. Grazie e a venerdì prossimo. Ciao.